Grazie.
Buonasera, dottore. Pronto, buonasera. Come sta? Bene, grazie. Lei come sta? A posto, a posto. Che meraviglia, grazie per il video. Ma ci mancherebbe con tutto quello che l'abbiamo fatto aspettare. Come stanno andando le serate allora? Stanno andando bene, perché? Con la scusa che siamo in diretta sia su YouTube che su Facebook, abbiamo normalmente tra i 40 e i 100, a seconda del relatore, collegamenti. In più, adesso si sono ridotti i collegamenti in diretta su Zoom, perché tutti quanti hanno ripreso le attività, per È fortuna, chiaro. con lunedì 8. Certo. Però abbiamo degli ottimi riscontri, soprattutto dei feedback molto molto positivi. Bene. Sia No, è importante. perché stasera si immagini che è la 24esima serata. Ma infatti sono Dovevano arrivare a tante. 50, domani siamo a metà. Porca E boia, ragazzi, sono poi, tantissime. secondo me, è un progetto bello per come è stato strutturato e abbiamo una qualità, secondo me, di relatori veramente, veramente notevole. Ognuno nel suo campo, ognuno specifico, Sì. No, però abbiamo dei relatori veramente, veramente in gamba. ma tra l'altro, visto anche il successo che sta avendo, si può pensare di fare un progetto così anche, cioè, in futuro, nel senso mantenere una continuità, cioè l'abbiamo presa col Covid, poi si vedrà. È Assolutamente. impegnativo. Dobbiamo strutturarlo, dai, al limite. Sì. Adesso finiamo queste Sì, giornate. sì, sì. No, perché dottore, lei avrà lo studio pieno. Io invece ho 2/3 riunioni al giorno, sempre in video. E glielo garantisco che è una cosa per uno poi come me, attivo, sai che sarebbe sempre in giro, movimento, eccetera. Però la cosa bella è che la gente almeno si accorge di quello che stiamo facendo, perché È prima vero. l'evento era bene o male singolo, cioè era avvocato a una singola SD, per cui le altre non si accorgevano di quello che stavamo facendo. Adesso invece che siamo su Facebook, siamo su Instagram, eccetera, tutti quanti vedono e tutti quanti ci fanno i complimenti perché stiamo facendo, tra virgolette, tanto, come se prima non facessimo niente. È lì il bello. Sì, ma perché ti stavo pensando l'altro giorno, questo fatto della continuità di così tanti video crea un'abitudine, no? Nelle persone, cioè sanno che ogni giovedì c'è un appuntamento. E questo vuol dire tantissimo, non è l'appuntamento ogni morte di papa, nel senso. Assolutamente, ma poi come le dicevo prima, anche la qualità dei relatori, glielo garantisco, sono esclusi i presenti, logicamente, vero? Certo. Sono veramente, veramente notevoli, perché abbiamo trovato un medico sportivo che si chiama Achille Lazzaroni, che è stato medico sportivo del Brescia, del Lumezzane e del Feralpi Salò nel calcio. No, poi è stato Caspita. medico sportivo della Pintinox Brescia in Serie A1 di basket e anche di pallavolo. E ha una, glielo garantisco, ha una capacità di rendere facili le cose, che logicamente sono tutte legate a traumatologie sportive, a cose logicamente molto molto specifiche. E stiamo avendo veramente degli ottimi risultati. Il dottor Scarcella, poi, che lei conosce, Sì. Con la scusa, secondo me, che è chimico e che ha un'estrazione diversa rispetto al classico nutrizionista, riesce a scindere molto molto bene la tipologia di problematiche e soprattutto ha un po' anche sconvolto tutti gli schemi delle diete, di tutto ciò che riguarda. Per cui Sì, è molto. ha proposto dei cambiamenti che in qualche maniera hanno lasciato il segno e infatti è molto molto seguito. Poi abbiamo la settimana prossima, per esempio, abbiamo per la prima volta con noi un avvocato, perché l'SD, che è l'Associazione Sportiva Dilettantistica, non ha solo problemi da un punto di vista sportivo, ma ha Sì, problemi di pagare legale. l'affitto, pagare il leasing, pagare i collaboratori e, oltretutto, hanno fatto 4 mesi, 4 mesi che avrebbero dovuto essere i maggiori, creare i maggiori introiti dal punto di vista di fatturato. Perché bene o male, febbraio, marzo, aprile, maggio sono i mesi in cui la donna comincia a prepararsi per la prova costume, l'uomo vede che la stagione è
un po' bella e comincia a dire ok, dai, butto giù quei 5-6 kg in più che mi sono messo. Esatto. E invece, mancando il fatturato, logicamente sono tutti in crisi. Per cui, oltre a questi, diciamo, i professionisti, come può essere lei dal punto di vista psicologico, medici sportivi, medici generici come il dottor Capello, abbiamo trovato anche una serie di fiscalisti, avvocati, poi abbiamo un presidente di una banca, cioè il presidente di una banca. E il... Poi c'è stato anche l'intervento di Sborina, se non sbaglio, no? Sì. Quella sera lì abbiamo avuto il sindaco di Verona, l'assessore regionale allo sport, che si chiama Corazzari, in più l'assessore nostro Rando. La settimana prossima invece faremo un dibattito con i quattro presidenti dei più grossi enti a livello italiano sportivo. Per cui c'è il CSI, ci siamo noi, c'è la Libertas, eccetera. In modo da poter, perché secondo me in una situazione del genere bisogna anche unirle le forze. Invece sì. Il problema nostro, di tutti, è quello che ognuno guarda tutti. Il proprio orto. Eravamo prima quasi tornati all'epoca feudataria, nel senso che ognuno gestiva il suo e stava bene nel suo. Invece, secondo me, questo microbo che ci ha distrutti e che adesso sembra addirittura sparito, chissà mai dove, secondo me ci ha fatto scoprire tante cose. E una di queste, secondo me, è la vicinanza e la comunanza nel risolvere determinate tematiche, determinati problemi. No, ma siamo una forza, questo sta diventando, lo è, un progettone, voglio dire, una cosa importante. Io la ringrazio, dottore, di queste belle parole. No, guardi che lei sta parlando al suo paziente virtuale ideale, ok? E glielo dirò sempre, perché prima o poi sarò ricordato. D'urgenza. Faremo due chiacchiere in privato. Prima o poi faremo due chiacchiere in privato. Guardi, se facciamo le due chiacchiere in privato, dottore, non se ne libera più. E la ringrazio di questo. Aspettiamo un altro paio di minuti per cominciare. Va bene. Posso fare una domanda invece a Maria Rosa, perché ieri ha compiuto gli anni e volevo sapere come era sopravvissuta a questa cena luculliana, perché ieri ci siamo sentiti durante il pomeriggio e mi ha descritto tutto il menù che aveva preparato per 14-15 persone. E dottore, né io né lei eravamo invitati oltretutto, per cui secondo me bisogna negarcela il dito questa. Ma bisogna evitare gli assembramenti, non ho una piazza d'armi, se no... Insomma, 14-15 persone, evitare gli assembramenti mi pare... Come Alessio... Ho una tavola... Alessio, come se io e il dottore fossimo la causa dell'assembramento. Esatto. Ho una tavola di 1,5 metri x 2,5 e ci stavamo abbastanza bene. Comunque siamo tutti qui di famiglia, ci mescoliamo fra noi. Se era questo il problema... Tutto bene, è andato tutto bene. Le prolunghe le portavamo noi da casa. Ma sono i muri che sono difficili da spostare. Abbiamo anche la... Vabbè, dai, la prossima volta. Pronto chiavi. Vabbè, dai, di che non ci volevi un altro discorso. Io servizi ne ho due da 18. Vabbè, dai, un'altra volta. Prossimamente. Hai fatto una cena virtuale, poi continui a parlare di digiuno. Non so quando è che intendi farlo. Scusa, volevi anche venire al mio compleanno? Ma ascoltami, hai sentito il dottore che ci sono vari tipi di digiuno? Per cui se io mangio alla sera e termino alle 11 e digiuno fino alle 10 del giorno dopo, è già una forma di digiuno. Io lo faccio tutti i giorni, ma sono 20 kg più di quando avevo 35 anni. Non sono brava come Capello che è solo 35 kg. Non dirlo mai quando c'è in conferenza il dottor Capello, perché lui ogni volta ribadisce che in 43 anni di matrimonio ha preso solo 3,5 kg in più. Questo dimostra che il matrimonio fa patire. Per cui vuoi dire che tu non sei mai sposata? No. Mi sono guardata bene. Siamo i 6 fratelli e i bambini che ci sono nella foto che ho messo sullo status sono i prosnipoti. Uh-huh.
dei 17 nipoti che ho, e ho 20 pronipoti, quindi a 15 anni ho deciso che io quella vita lì non la facevo neanche morta, anche se non erano ancora nati tutti quei bambini. Anche perché ho visto che partivi, nella foto che ho visto sullo stato di WhatsApp, c'era gente, lo so, di 20 anni e un neonato, un infante ancora. Quelli di 20 anni ne hanno 40. E quelli lì sono piccolini, compresa l'ultima di 11 mesi, ma il più grande dei bisnipoti ne ha 25. No, no, siamo in tanti, dove insomma. Ci sono tutti i bambini? C'è una foto dove ci sono tutti i bambini? La ragazza sì, ma quella lì, 40 anni, 25. La ragazza 40. fa la tesi di terza media a 13 anni, a 14 anni quella ragazza lì, non ne ha 20. Anche se oggi le ragazze non si capisce più che età hanno. È vero. È vero, non sono più 13 anni di una volta. Aveva addosso una camicetta lunghina o un abito indecentemente corto, e io ho detto: ma scusa, e gli stivali, ma scusa, gli anfibi, ma che senso c'è? Cioè, la dice, è così. Vabbè, io d'altra parte viaggiavo con la minigonna e il cappotto ai piedi, il maxi cappotto, quindi la moda è così. Sei la donna dei contrasti, dalla minigonna. Ho fatto in tempo a fare tutta la carriera io, vero? Perché a 73 anni, nel 68 ne avevo giusto 20, quindi... Eri nelle barricate? Quasi. Abbiamo sequestrato il rettore lì a Verona per una mezz'oretta, sul balcone. Oh, e sentite con che vanto lo dice anche. Sì, sì. Io ero innocente, sai com'è la folla, dopo li spinge e ero lì sotto. Dottore, io la classificherei nella categoria brasa quarta. Parla anche a me, che tanto sembra tanto tranquilla, però sotto c'è un vulcano, Sono una gemella con ascendente gemelli, quindi c'è una confusione. C'è un po' di... Il problema è che è un vulcano in perenne eruzione. Sì. Perché anche sì. Adesso ogni tanto si fa fatica a tenerla. Dai che iniziamo, voilà. Va bene. Buonasera a tutti, ringrazio chi è collegato con noi. Ricordo che siamo anche in diretta su Facebook e su YouTube. Questa è la 24esima serata e abbiamo il piacere di ospitare per la terza volta il dottor Stefano Anselmi, che ci parlerà di come superare l'ansia e vincere gli attacchi di panico. Grazie e buona conferenza a tutti. Buonasera, ben ritrovati, eccoci qua di nuovo tutti assieme a parlare di questo argomento che è molto ricco questa sera, è molto ricco e molto attuale, perché mai più come oggi, proprio questa situazione coronavirus o post coronavirus potremmo dire, i problemi di ansia e attacchi di panico sono così attuali. Inizierei da questo, cioè cosa può compromettere e il nostro benessere psicologico. Allora, in una società narcisista come è quella di oggi, sicuramente uno dei primi fattori sono i problemi riguardanti il fisico. Va bene lo sport, va bene il benessere, ma oggi le palestre sono piene di gente che fa sport e questo è un bene. Però in primo piano viene spesso messo il fisico. Quindi i problemi riguardanti il fisico sono quelli che ci portano più comunemente ad avere uno squilibrio nella nostra psiche, tant'è che corpo e mente sono legati. Però problemi riguardanti il fisico, ma anche problemi riguardanti le relazioni interpersonali. È un altro campanello d'allarme, un'altra questione che oggi è viva. Perché le relazioni interpersonali si sono ormai sempre di più diradate o hanno cambiato il loro modo di essere. L'ambiente naturale e l'ambiente sociale in cui viviamo influenzano il nostro benessere. Spesso non ci pensiamo, però per esempio una insufficiente disponibilità di servizi sociali, la mancanza in tema di occupazione, poi oggi come oggi la mancanza in tema di occupazione è al centro delle questioni, l'inquinamento atmosferico, sono tutti elementi che ci portano
a non essere in equilibrio con noi stessi. Stavamo prima parlando di quanto sia bella questa iniziativa, di quanto sia che stia diventando sempre più importante ritrovarci qui via web, perché stiamo creando una comunità che è quello che un tempo esisteva, poi nell'arco degli anni questo un po' è sparito, perché ci siamo un po' tutti rinchiusi dentro alle case e dietro ai computer, come si diceva nell'altro convegno. Quindi un ritrovato senso di comunità sicuramente favorisce o favorirebbe un nostro benessere. Però tutto questo inevitabilmente, anche se noi non ce ne rendiamo conto, genera stress e ansia. Però io vorrei sottolineare come lo stress e l'ansia siano comunque dei sintomi, perché veramente in questa settimana ho avuto un paziente nuovo ogni giorno per problemi di ansia, e tutti mi dicono: mi dia subito una soluzione, mi dia subito qualcosa che possa rimediare al mio stato di ansia. Io dico sempre: attenzione, perché certo possiamo prendere degli ansiolitici, possiamo pensare di curare subito il sintomo, ma alla radice dovremmo capire prima di tutto che cosa c'è, cos'è che ci porta l'ansia. Adesso lo vediamo più nello specifico. In generale ho detto la società, il concetto di comunità, però ci possono essere altri elementi. Una cosa a cui noi non facciamo molta attenzione è che la mente umana ha la capacità di adattarsi. Quindi è una cosa positiva, è una cosa che deriva dalla biologia, però nel momento in cui noi accumuliamo stress inconsapevolmente e accumuliamo ansia, inconsapevolmente nel senso che noi pensiamo di fare, o stiamo pensando magari di fare qualcosa che ci va bene, che ci sta bene, che rientra nei nostri parametri, e invece stiamo accumulando. Io ho veramente tante persone che, per esempio, il fine settimana vanno al mare e in una situazione teoricamente di tranquillità, di serenità, come può essere quella di distendersi il fine settimana, in quella situazione scatta l'attacco di panico. Allora, questo come si spiega? Si spiega fondamentalmente perché la persona non è consapevole che evidentemente è un periodo in cui sta accumulando dello stress, che poi si sfoga nei momenti in cui uno si rilassa. Però vorrei sottolineare come lo stress, così come l'ansia, sono delle risposte adattive che ha la mente nel tentativo di creare un equilibrio. L'altra volta avevo parlato del concetto di miostasi, che è un concetto ripreso dalla biologia, dove è bello, è interessante, no? Adesso vi faccio questo breve excursus così medico, diciamo, no? In biologia la cellula, che è formata dal nucleo, dal plasma e dal citoplasma, nella membrana citoplasmatica filtrano, no, i nutrienti che servono alla cellula. Però la cellula ha questa capacità di autoregolarsi, nel senso che se l'ambiente esterno al citoplasma è più o meno acido, assorbe o respinge gli elementi che le servono. Questo concetto di adattamento biologico viene poi trasportato a livello psicologico, per cui la mente fa esattamente la stessa cosa, cioè ha la capacità, in funzione dell'ambiente esterno, come se tra noi e l'ambiente esterno ci fosse una sorta di membrana citoplasmatica, ha la funzione di regolarsi e quindi di far passare o meno ciò che può compromettere il nostro benessere psicologico o psicofisico. Il problema qual è? È che per il 99% delle volte noi non ce ne rendiamo conto, ma tendiamo ad adattarci anche alle situazioni negative, anche alle situazioni avverse. Allora, da un certo punto di vista, sì, è adattivo, certo, è importante, perché se non avessimo questa funzione, se gli animali non avessero questa funzione, probabilmente morirebbero.
Però è stato dimostrato che, per esempio, lo stress segue una curva dove c'è subito una fase di allarme. Cioè la persona, dopo un po', inizia ad avvertire i primi sintomi. Per esempio, l'insonnia è un sintomo che oggi va per la maggiore. Poi c'è una fase di resistenza. Cioè la persona tende a rimanere costantemente in questa fase dove dice tutto va bene, affronto la situazione, devo farmi forza, non sono debole, no? Tutto questo però porta poi inevitabilmente, prima o dopo, a una fase di esaurimento e c'è il crollo definitivo, perché tante persone vengono da me in studio quando ormai si verifica questo crollo, ma ormai è troppo tardi, perché poi una persona dice beh, ormai sto male, ho bisogno di prendere qualcosa, e si ricorre al farmaco, perché mai più come oggi vanno gli ansiolitici di qualsiasi marca, di qualsiasi tipo, naturali piuttosto che in farmacia, e i medici di base purtroppo li prescrivono uno dietro l'altro, come se fosse acqua, nel senso, ma sì, 5 gocce, 15 gocce, 30 gocce, che sarà mai? Ci stiamo abituando troppo a questo sistema. E gli stressor, così chiamati, possono essere biologici, possono essere intrapsichici o extrapsichici, in riferimento a quello che dicevo prima, o relazionali. Certo è che tutto questo porta inevitabilmente dei disturbi psichici, ma soprattutto somatici. Oh, è pieno di gente che ha mal di schiena, mal di collo, poi lo vedremo. Quindi non possiamo evitare lo stress, questo no. Così come non possiamo evitare l'ansia, siamo degli esseri umani, è normale. Però possiamo pensare di incanalare lo stress, di incanalare l'ansia, traendo vantaggio da questi. Per esempio, io ho tanti ragazzi che vengono qua, che vanno all'università, sono stressati, sono in ansia per gli esami. Io dico, va bene, allora, prendiamo consapevolezza, no? Cioè, invece di dire, oddio, sono in ansia, oddio, sono stressato, cosa devo fare per rimediare a questo? Uno dei miei consigli è quello prendere consapevolezza che c'è lo stress, che c'è l'ansia, cercare di capire da dove nasce, e poi dirsi, va bene, ok, ho paura, sono stressato, posso affrontarla la situazione tenendo conto dei vari parametri. In questo modo, creando una certa consapevolezza dentro di ognuno di noi, possiamo essere in grado di affrontare gli eventi, non solo, io ho fatto l'esempio dell'università, ma questo vale per gli eventi della vita quotidiana, in modo attivo, proattivo. Cioè noi possiamo essere in grado di prendere in mano la nostra vita, in mano le nostre... la nostra, il nostro destino, diciamo così, no? Per cui l'ansia insieme alla depressione, adesso entriamo un po' più nello specifico, è probabilmente uno dei disturbi più diffuso nella società del mondo occidentale. In Occidente l'ansia e la depressione sono, è dimostrato che sono i disturbi più che hanno una rilevanza maggiore. È sempre lecito parlare di disturbo, certo, anche qui bisogna cercare di capire la quantità dell'ansia e dello stress, perché fino ad una certa soglia si può reggere, dopo diventa patologica, diventa un qualcosa che limita la nostra vita. Ecco, quando sentiamo che l'ansia e lo stress possono iniziare a limitare gli eventi della nostra vita quotidiani, che può essere andare a fare la spesa, che può essere la relazione con il nostro partner, allora dobbiamo porci un campanello d'allarme, perché ci sono una serie di reazioni legate all'ansia e allo stress, che sono reazioni fisiologiche, sono reazioni emotive, cognitive, cioè che chiamano in campo tutto il nostro essere a 360 gradi. E un buon livello di ansia ci permette di rimanere svegli, ci permette di essere attivi, ci permette di affrontare le circostanze difficili. Ma quando ci bloccano, diventano dei problemi. Tendiamo spesso a dire, ma sì, cosa vuoi che sia un po' d'ansia?
Invece ci sono dei sintomi molto evidenti che ci possono subito dare un'idea del livello, no, della quantità di ansia. Per esempio il respiro, le palpitazioni, le vertigini, la nausea, la bocca secca, il mal di gola, la confusione, le vampate di calore. Cioè tutti questi elementi ci sono in grado di dirci, nel momento in cui noi iniziamo un po' alla volta a prendere consapevolezza, che non si tratta più di ansia, ma si parla di disturbo di ansia, che è un elemento che è davvero sottovalutato oggi, perché è da una parte sopravvalutato, dall'altro sottovalutato. In che senso? Nel senso che tutti dicono: sono ansioso, soffro un po' d'ansia, ho un po' di depressione, però lo dicono anche con una certa facilità, no? Con una certa superficialità. Invece noi dobbiamo stare attenti, perché quando arrivano questi campanelli d'allarme vuol dire che il nostro benessere è sicuramente interrotto, è l'ansia diventa negativa e iniziamo a entrare in un vortice, in un meccanismo di negatività. È questo per cui l'ansia va fuori scala e noi ci deterioriamo come persone. Quando, e anche in altre teorie, come ho già detto nei seminari precedenti, noi ci circondiamo volontariamente di persone positive, di energie positive, di gratificazioni personali, questo inevitabilmente ci porta a stare meglio e ci porta ad allontanare anche l'ansia. La differenza tra un'ansia funzionale e disfunzionale è naturalmente la quantità, perché quando è troppa può diventare paralizzante. Allora, come psicoterapeuta, come psicoanalista, ovviamente non posso non sottolineare il fatto che l'ansia affonda le sue radici spesse volte appunto non solo nei sintomi ma in qualcosa di diverso, ma soprattutto ha origini nel passato. C'è poco da fare, io lo vedo qua, lo vedo in studio, lo vedo tutti i giorni con i miei pazienti, con le persone che si rivolgono a me, che magari non ci pensano, però c'è sempre qualcosa di legato al loro passato. Non è necessariamente un passato di 20 anni prima, può essere anche di qualche anno prima. Per esempio parliamo dei lutti, di separazioni, poi lo vedremo più nello specifico. Per cui succede poi anche un'altra questione, succede che l'ansia, oltre a nel momento in cui dovesse diventare patologica, disfunzionale, nel momento in cui la nostra mente inizia a non avere più quella capacità di autoregolazione a cui facevo riferimento prima, allora le origini possono rintracciarsi nel passato e si genera un disturbo che ci compromette il presente, ma anche il futuro. Si parla infatti a riguardo anche di ansia anticipatoria, cioè viviamo poi dopo in uno stato d'ansia, che poi è quello che è successo e sta succedendo in questa situazione di coronavirus. Cioè nel momento in cui, e si parla a tal proposito di disturbo post-traumatico da stress, anche per il disturbo, anche per il coronavirus. Perché nel momento in cui noi viviamo in una situazione di stress e abbiamo paura del mondo che ci circonda, e qui faccio riferimento all'ambiente circostante di cui parlavo prima, si genera un'ansia che per cui noi siamo sull'attenti ancora prima di uscire di casa, o se usciamo di casa siamo sull'attenti mentre siamo fuori. Io avevo una persona, per esempio, che aveva paura di andare a fare il bancomat, aveva paura a girare per le strade di Verona, era sempre in uno stato di allerta, per cui quest'ansia anticipatoria aveva modificato tutto il suo sistema simpatico e parasimpatico, che è il nostro sistema nervoso, rendendo questa persona incapace di affrontare le situazioni della vita di tutti i giorni in modo sereno e tranquillo. Per cui si parla di disturbo d'ansia, si parla di crisi d'ansia, che tutti noi
almeno una volta nella vita, ma almeno una volta è a del poco, abbiamo provato. Quindi si verificano poi delle situazioni che si accumulano l'uno con l'altra e la singola crisi d'ansia si trasforma in qualcosa di più. Cioè noi possiamo avere la crisi d'ansia alla mattina, possiamo averne un'altra al pomeriggio, possiamo averne un'altra la sera, fino a quando arriviamo all'attacco di panico vero e proprio. E l'attacco di panico è una patologia che oggi purtroppo, verifico sul campo, si presenta comunemente. Una volta era un attacco di panico, era qualcosa, ma neanche c'era la denominazione di attacco di panico. Oggi invece purtroppo esiste, e un esempio molto semplice è quello di quando una persona va al cinema, ha paura e si sente in ansia e si mette magari a sedere in un posto vicino all'uscita del cinema. Questa è per evitare un possibile attacco di panico. Quindi la crisi d'ansia o la crisi di panico è subito apparentemente sembra provocata da niente. Nel senso che la crisi d'ansia o l'attacco di panico si ha immediatamente e ha una durata di circa 20-25 minuti. E uno non capisce il perché. Sono tante persone che vanno al pronto soccorso e che magari in quei 25 minuti perdono la memoria, perdono il senso e poi dopo si riprendono. Quella, per esempio, è una crisi d'ansia o attacco di panico. Naturalmente, per attacco di panico intendo qualcosa che è molto di più di una crisi d'ansia. Cioè, sono crisi d'ansia che si ripetono durante il giorno. Oppure sono crisi d'ansia così forte che costringono la persona in 25-30 minuti a essere completamente in preda a sudorazione, tremolii, giramenti di testa. E addirittura l'attacco di panico può portare alla sensazione di morire. Cioè, proprio oltre che a perdere di peso, ora che ho paura di impazzire, cioè la persona non si rende conto dell'ambiente in cui vive e inizia ad estraniarsi e a vivere in un mondo tutto suo, con la paura di morire. Io ho avuto tante persone che sono venute qua da me che hanno sofferto di ansia e di attacchi di panico, che siamo riusciti a risolvere cercando di capire le motivazioni più profonde. Quindi i sintomi sono quelli che di cui vi ho parlato, che vi ho accennato. Le motivazioni di solito si nascondono nel presente, spesse volte, e la maggior parte delle volte, nel passato e nella nostra storia passata, e i rimedi sono i farmaci, ma sarebbe più opportuno cercare appunto di iniziare un percorso e di consapevolmente di chiedersi come mai viviamo in questa situazione, perché poi dopo diventa un meccanismo mentale che tende a ripetersi e a cui la mente, come dicevo prima, si adatta. Cioè tutti i giorni diventano giorni ansiosi, diventano giorni che vengono costruiti in funzione delle proprie paure. A tal punto c'è un disturbo che oggi si chiama agorafobia, che tutti noi conosciamo, chi più chi meno, no? Cioè l'ansia di stare in luoghi aperti o luoghi in situazioni in cui diventa imbarazzante, sarebbe imbarazzante viverli. E questo diventa fonte di crisi di panico. Cioè se io vado in un posto in cui mi sento imbarazzato e mi sento per esempio osservato, sento che non posso avere aiuto, vado in panico. Questa è l'agorafobia. Un aspetto che vorrei sottolineare, che riguarda sia l'agorafobia che gli attacchi di panico, che le crisi di panico o più semplicemente l'ansia, è che seguono dei meccanismi contorti o, come dire, un meccanismo ciclico, nel senso il gatto che si morde la coda. Cioè tendono a ripetersi, per cui noi possiamo avere delle giornate in cui non sentiamo l'ansia, ma dopo due giorni ritorna in modo ciclico.
e diventa un modo di vivere che è orientato sull'ansia. È un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. È molto più facile, paradossalmente, dirsi: ma sì, oggi è andata così, mi prendo due goccine, domani si vedrà, e poi il giorno dopo è esattamente uguale al giorno prima. Quindi è importante riuscire ad avere la forza, l'energia, la capacità di rompere questo circolo vizioso. Questi sono concetti che possono sembrare spesse volte anche semplici o banali, no? Perché io a tanti miei pazienti dico queste parole, ma che invece non hanno nulla di così scontato, perché è molto appunto più facile pensare di dire vado a prendere un ansiolitico piuttosto che iniziare a rimettersi in discussione per rompere questo meccanismo. Naturalmente ci possono essere delle situazioni più favorevoli al svilupparsi, all'instaurarsi di un'ansia o di un attacco di panico o crisi d'ansia. E queste, ve le dico subito, possono essere il matrimonio o la convivenza. L'altro giorno ho incontrato una mia amica che è andata a convivere proprio prima del che si verificasse tutto questo casino del Covid, e gli ho detto: come va? Ah, dice, ci prendiamo a coltellate tutti i giorni, no? Sorridendo. E io ho sorriso, dico, va bene, insomma, la convivenza, però, vedo anche tanti video su Facebook, no, ironici sulla convivenza, sul matrimonio, ma sono fattori effettivamente stressanti, cioè che ci possono mettere dello stress. Allora, voglio dire, certo, nella convivenza, nel matrimonio, è importante poi dopo accettarsi l'uno con l'altro, no? Tutto quello che noi già sappiamo. Però è importante anche, delle volte, distanziarsi. Per esempio, nel caso di una convivenza, del matrimonio, provare magari a distanziarsi un attimino dal proprio convivente, prendersi dei propri spazi e cercare di riflettere, di capire il perché. Io ho due o tre persone che stanno facendo questa operazione e vedo che ci sono dei risultati molto belli, molto importanti. Non significa allontanarsi dal proprio partner, attenzione, io sono un terapeuta che unisce le coppie, non che le divide, cioè, però è importante cercare di dirsi: aspetta un attimo, si sta verificando questo nella coppia, forse ho bisogno di più spazi io, forse ha bisogno di più spazi lei. E quindi qui c'è tutto un mondo da esplorare. Tante coppie vengono qua da me proprio per questo. Per cui il matrimonio e la convivenza sono dei fattori che portano all'ansia. Ma la separazione anche, la perdita, il lutto. Io ho due persone ultimamente che hanno purtroppo subito due lutti gravi e mi dicono: che cosa possiamo fare? Dobbiamo solo prendere un antidepressivo, dobbiamo solo prendere un ansiolitico? Io dico: no, siamo qui per rielaborare. Ecco, questo è un concetto che vorrei che passasse, no? Perché rispetto alla curva che dicevo prima, dove c'è un momento in cui lo stress, lì parlavo dello stress, va su e poi c'è la resistenza. Nel momento della resistenza sarebbe bene in realtà pensare che siamo tutti un po' umani, che siamo tutti un po' fragili e che non è segno di debolezza dirsi: ho sbagliato, ho paura, sono in ansia, ma può essere invece l'arma vincente. Invece di farsi forza, di prendere un farmaco e di andare avanti a tutti i costi, magari è meglio fermarsi un attimo prima, distanziarsi dal partner o da una situazione che noi avvertiamo come difficile e cercare di capire i motivi. Naturalmente la situazione di stress è il lavoro, ma quante persone oggi vengono da me e dicono: il capo non mi capisce, oppure la mia collega è una che non fa 100, no, con la quale non vado d'accordo. E tanti hanno cambiato lavoro pensando a questo, no? Ah, cambio lavoro, cambio ambiente, la situazione cambia. E qui c'è l'errore. Perché? Perché? Perché spesse volte siamo noi
che inconsapevolmente e inconsciamente mettiamo in atto dei meccanismi che portano a ripetersi in tutte le situazioni. Io posso cambiare lavoro, ma nel nuovo lavoro, chissà perché, troverò di nuovo un altro capo, un'altra collega che avrà la capacità di smuovere dentro di me alcune parti che possono crearmi stress, ansia o attacchi di panico. Allora forse la cosa migliore sarebbe quella di cercare di capirsi. Certo, ci vuole umiltà, ci vuole la capacità di rimettersi in discussione. Ad ogni modo, l'essere vittima di qualche forma di violenza ovviamente è fonte di crisi d'ansia. Avere problemi finanziari, fumare e bere alcol. Io ho un mezzo alcolista che viene qua da me. Però, dove tra l'altro utilizza l'alcol chiaramente per inibire i suoi stati d'ansia. E lui mi dice, io non prendo gli ansiolitici, mi bevo 3 bicchieri di Jack Daniel la sera. E dopo però salta fuori che si è separato da poco, che ha dei problemi con il figlio, che insomma si sente solo. Ecco, io aggiungerei per la mia esperienza clinica che la solitudine è un'altra questione che oggi è fonte di crisi di ansia, perché purtroppo viviamo in un mondo che ci porta a rinchiuderci, ci importa ad essere soli e soli con noi stessi. In riferimento anche a quello che dicevo l'altra volta su internet, certo noi possiamo adattarci, adeguarci alla tecnologia, però questo non significa necessariamente chiudere rapporti con gli altri, cioè ritrovare questo senso quindi sarebbe davvero importante. Noi tendiamo a, soprattutto nel mondo occidentale, ed è per questo che l'ansia e depressione sono due problematici, sono due disturbi che sono prevalenti nella società occidentale, perché noi tendiamo a iniziare la settimana ad andare avanti come dei carri armati, aspettare il venerdì sera per poi dopo sfogarci. Da qui dopo potremmo aprire altre 1000 parentesi, no? Una di queste è ma perché i ragazzi giovani o anche non tanto più così giovani aspettano il venerdì sera e il sabato per andare tutti in discoteca, o chi non più magari nei locali predisco per poi andare a sfogarsi? Perché hanno accumulato tutto questo stress durante la settimana e hanno quindi il bisogno fisiologico, in funzione di quello che ho detto prima, per autoregolarsi come una valvola che butta fuori, hanno il bisogno fisiologico di ritrovare quel senso di serenità, no? apparente perché poi lunedì mattina, purtroppo per fortuna, si ripresenta. Allora io credo sia più importante invece strutturare la propria giornata, perché poi uno parla della propria vita, ma la propria vita è fatta dall'insieme delle nostre giornate, che se sono caratterizzate dall'ansia e dallo stress non sono altro che una giornata uguale all'altra. Una uguale all'altra, piena di ansia, di frustrazione e di frustrazioni, di arrabbiature, in questo caso magari con il datore di lavoro. Mentre sarebbe molto più interessante, più costruttivo, cercare di capire cosa c'è dietro, cercare di vivere il lunedì come fosse il venerdì. Pensate, forse questa è un'utopia, però ci porterebbe a stare meglio con noi stessi. Comunque, dicevo, spesso si ricorre all'uso di farmaci. Io qui vi do subito una ricetta antifarmaco. Allora, la ricetta antifarmaco, per esempio, durante gli attacchi di panico c'è una lista di cose da fare. Ve la leggo, ve la dico, poi ci aggiungo qualcosa. Cioè, la prima è imparare a respirare. Sembra una cavolata. Però la respirazione lenta, la respirazione profonda, inspiriamo dal naso ed espiriamo dalla bocca. Questo ce lo dicono in palestra, ce lo dicono anche i corsi di training autogeno, i corsi di meditazione guidata, i corsi di ipnosi, che noi tutti possiamo trovare. Basta andare su Google e scrivere corso di ipnosi, corso di autorilassamento, e in tutti
si parte sempre dalla respirazione, perché la respirazione ha una capacità non solo psicologica, psicologica sì, ma ha la capacità di rallentare il ritmo cardiaco, rallentare le nostre funzioni vitali, no? Di riportarci a una dimensione più umana, perché l'umano non è sempre correre, l'umano è fermarsi un attimo, inspirare, espirare, no? Quindi è di fondamentale importanza, tant'è che io adesso ve lo dico così in modo discorsivo, ma se voi andate al pronto soccorso per una crisi d'ansia o d'attacco di panico, la prima cosa che vi dicono è inspiri o respiri lentamente e profondamente, per almeno 3 volte. Perché è stato visto che la ripetizione costante del respiro aiuta tantissimo. È importante non sdraiarsi, perché la camminata facilita il buttare fuori attraverso il fisico. Perché qui vorrei esprimere anche un altro concetto importante. Perché se è vero che mente e corpo sono collegati, se è vero che lo stress che noi abbiamo nella nostra mente si ripercuote sul corpo, è anche però vero, in virtù di quello che ho detto prima, cioè che dovremmo essere in grado di canalizzare l'ansia e lo stress, è anche vero che noi possiamo usare il corpo per poter buttare fuori la nostra ansia e il nostro stress. Cioè, è vero anche il meccanismo inverso, in poche parole. Ci può venire il mal di schiena, il mal di stomaco se siamo stressati, ma noi possiamo utilizzare il nostro corpo per buttarlo fuori. Cioè, il canale è doppio. Quindi il non sdraiarsi e il camminare, la camminata, aiuta tantissimo. Il parlare con qualcuno, con un amico, fare una telefonata, pure questo è fondamentale. Qui entriamo più nella sfera ovviamente psicologica. Ma voi provate a pensare solo a mettere in atto queste 3 semplicissime regole, che possono sembrare semplici, banali, scontate, ma se ognuno di noi iniziasse a respirare, inspirare ed espirare, a fare una passeggiatina e a parlare con un amico, cambierebbe già la nostra qualità di vita. È così semplice, ma così difficile nel mondo occidentale, perché poi nel mondo orientale invece è tutta un altro paio di maniche, è tutta un'altra storia. Quello che può aumentare l'ansia e lo stress, le crisi d'ansia e gli attacchi di panico è il fumo, ma il fumo, l'alcol e la caffeina. Beh, allora, sul fumo e la caffeina direi che è abbastanza capibile, no? Nel senso che contengono delle sostanze che sono eccitanti per la nostra mente, ci portano ad essere più attivi. Allora, per carità, c'è il momento in cui bisogna essere più attivi, bisogna riuscire a dare una performance nel mondo del lavoro, nel mondo dello studio, ma poi bisogna avere anche la capacità di staccare e di rilassarsi, di chiudere il telefonino, visto che parlavamo dello smartphone la volta scorsa. Basta, adesso ho bisogno di ritrovare me stesso. L'affanno è una conseguenza di tutto questo. Quindi praticare le tecniche di rilassamento come lo yoga, la meditazione, sicuramente aiutano. E il fatto che ve lo dico io, che sono un terapeuta di orientamento analitico, può sembrare paradossale. Eppure l'uomo oggi, come dicevo ancora nell'altro seminario, ma ci tengo a ripetere, è fatto di 3 sfere. Cioè non siamo più a 50 anni fa, 60 anni fa, in cui mente e corpo venivano separati. Ma oggi si parla dell'aspetto biopsicosociale, dove per bio sta per biologico, e quindi l'esempio che vi ho fatto prima, no? Della cellula, dove c'è un paragone fra la cellula e la mente. Psico, e siamo tutti d'accordo, e sociale, perché siamo animali, siamo esseri sociali che comunichiamo con gli altri. In poche parole, il nostro benessere deve essere a 360 gradi, dove tutto è collegato. Quando noi andiamo dal medico di base, magari per un male alla schiena, magari capiamo che non dipende dalla schiena, ma dipende dallo stomaco.
ma guarda te, com'è possibile? Perché è tutto collegato, è un circolo. Ecco, visualizzare immagini serene e positive, come ribadiscono tanti nelle tecniche di autoaiuto, nelle tecniche immaginative, anche questo è importante, no? Sentirsi dentro ad un'immagine positiva, sentirsi, sì, le classiche immagini sono quelle del mare, possono essere quelle della montagna, ma è importante vedere queste immagini e iniziare a, a sviluppare i sensi che abbiamo, che spesse volte sono l'olfatto, l'udito, la vista, no? Nelle tecniche di meditazione siamo spinti a fare questo. Rilassa il tuo corpo, respira, senti il fruscio delle onde. Tutto questi sono consigli che aiutano tantissimo a ritrovare un nostro benessere. E questo possiamo farlo nella nostra stanza. Non è necessario fare chissà che cosa o avere quali ricette magiche. Vorrei sottolineare come invece, da un punto di vista psicologico, provare a pensare che non c'è nulla di cui vergognarsi e che l'essere diversi dagli altri non è necessariamente un problema, ma può essere anche una virtù, è importantissimo. Perché dico questo? Perché vedo che la maggior parte dell'ansia e attacchi di panico sono si costituiscono e si verificano anche per questi motivi. Cioè, una persona si sente diversa dall'altra. Ma io voglio dire, allora, io mi ricordo i miei tempi quando c'era la moda dei paninari. Adesso chi era la mia età, c'era, no, la moda, c'era il drive-in, c'erano tutti questi, dove eravamo tutti uguali. Non c'era più la distinzione, la personalità, l'identità. Dove sono andate a finire, no? Ma pur di non vergognarsi perché uno si sente diverso, perché si sentiva diverso, perché si sentiva fuori dal coro, uno cosa faceva? Si uniformava al gruppo. E questo non va bene. E questo non va bene. Allora c'era il drive-in, allora c'erano i paninari, oggi ci sono altri gruppi. I tempi sono cambiati, le mode sono cambiate, ma i concetti di base sono rimasti uguali, addirittura peggiorati. Per cui avere la capacità di tirarsi fuori da un gruppo senza vergognarsi per la propria diversità è fondamentale per non accusare, questo può sembrare strano, ma per non accusare un'ansia o un attacco di panico. Per esempio, io ho almeno due ragazzi che vengono con me che mi dicono: ma i miei compagni fanno questo, oppure all'università si è creato un giro che fa questo, che ne so, vanno a bere l'aperitivo piuttosto che si ritrovano a casa, e io sono escluso, vengo escluso. E quindi il ragazzo va in crisi e si chiede: ma perché io vengo escluso? Ho qualcosa che non va. Si parte sempre da questo presupposto, no? Cioè si parte sempre dal presupposto di avere qualcosa che non va. Ma perché non partire invece dal presupposto di dire: ma aspetta un attimo, forse è proprio qualcosa che va dentro di me e che non va d'accordo con un modo, diciamo, di massa di uniformarsi la massa, ma forse sono io diverso nel senso buono. Questo può portare ad avere delle virtù, può portare a sviluppare dentro di noi una autostima e una capacità di valorizzarci che va oltre i tempi, va oltre le mode. E io direi che associato all'ansia e all'attacco di panico c'è la scarsa autostima. La scarsa autostima è direttamente proporzionale all'ansia e all'attacco di panico. Con più io acquisisco capacità di differenziarmi dagli altri, con più acquisisco una capacità di avere una mia personalità netta, chiara e decisa, più mi costruisco una mia stima, una mia fiducia di base. Winnicott la chiamava fiducia di base, che è un autore di psicologia. Io vorrei
a questo punto sottolineare come l'evitamento di tutte le situazioni ansiogene e stressanti diventa poi dopo un meccanismo automatico di cui poi dopo noi non ce ne rendiamo conto, ma ne diventiamo schiavi. Cioè, a tal punto che la nostra vita si limita sempre a quelle quattro cose. Ma non vado in montagna perché fa freddo, esempio adesso così, nel senso, perché ci sono troppe curve, perché è troppo distante, non vado al mare perché c'è troppa confusione, no, preferisco stare a casa a guardare un film. Ma di per sé potrebbero essere anche cose vere, cose sensate, no? Però attenzione, perché sotto in modo subdolo si nasconde il problema che la mente mette in atto, il meccanismo dell'evitamento. Io mi racconto delle storie, ma sotto sto in realtà tentando in tutti i modi di evitare situazioni ansiose. Ecco, qui vorrei anche spezzare una lancia, diciamo, a favore anche di altre teorie riguardo a come affrontare gli attacchi d'ansia. Cioè, più che evitare, io oserei dire affrontare. Perché il riguardarsi dentro, il prendere consapevolezza, fare un percorso, va di pari passo anche con l'affrontare queste situazioni. Cioè, ok, c'è un momento difficile che preferirei evitare, ma perché non provare invece a mettersi alla prova e tentare di affrontarlo per capire se stessi? Questo è un concetto che forse fa parte più dell'antichità, no? Dell'eroe. Nell'antichità c'erano gli eroi che in qualche modo affrontavano, no? Le loro paure per diventare più forti. Oggi come oggi è un concetto che tende a scomparire sempre di più. Invece insomma un po' di virtù, un po' di orgoglio personale nel dire no, aspetta che provo a affrontare questa situazione. Non pensando però, riguardo a quello che dicevo prima, di essere invincibili, ma pensando di affrontare una situazione che ci può mettere in crisi. Ma siamo lì per quello, per riuscire a risolverla. Quindi tutto questo ci può però portare a qualcos'altro. Adesso io vi sto facendo un'escalation, no? Sono partito dall'ansia, vi ho detto che ci possono essere più attacchi d'ansia, questo può portare ad un attacco di panico, crisi di panico, per arrivare all'agorafobia, al disturbo post-traumatico. Vedete come stiamo salendo, no, di intensità, come escalation. Ma all'inizio ho detto come l'ansia e la depressione siano dei problemi più diffusi nel mondo occidentale. Ebbene sì, nel momento in cui non riusciamo poi a guardarci dentro e ad affrontare l'ansia, a capire quali possono essere le motivazioni che ci sono alla base dei sintomi, io faccio così, indico così, perché per sintomo intendo quello che c'è in superficie. Immaginiamoci come un iceberg, no? La punta dell'iceberg, in cima alla punta c'è il sintomo e sotto ci sono tutte le varie motivazioni. Allora, se noi non riusciamo a fare tutto questo con l'aiuto di un amico, con l'aiuto di un terapeuta, con l'aiuto di qualcuno, la frustrazione che ne deriva, perché da questo deriva frustrazione, si riversa su noi stessi. Avevo già fatto l'esempio della palla la volta scorsa, ve la rifaccio anche adesso, perché è un'immagine che rende efficace. Cioè, la frustrazione è come una palla che rimbalza contro il muro e mi ritorna contro. Nel momento in cui la frustrazione mi ritorna contro, unita alla rabbia, perché nel momento in cui sono frustrato, inevitabilmente, necessariamente, sono anche arrabbiato, perché mi sento frustrato, no? Quindi la rabbia e la frustrazione etero e autodirette contro di noi, inconsapevolmente, ci porta a quella che viene chiamata depressione secondaria.
Cioè, vedete come siamo partiti dall'ansia per arrivare gradualmente alla depressione secondaria. È un excursus che io vi sto facendo così, ma in realtà a livello mentale il limite o la soglia che differenzia dal passare dall'ansia alla depressione secondaria è sottilissima. Perché? Perché così come l'ansia, a tutti noi capita di avere degli alti e bassi nella vita. No? Durante il giorno diciamo, ma oggi piove, oggi mi sento più triste, oggi sono un po' malinconico, sarà il tempo, sarà che... Tendiamo a... può essere anche per quello, per carità di Dio, però tendiamo a nascondere il problema. E invece a tutti sì, capita di avere alti e bassi durante la giornata, però attenzione, perché spesse volte si nasconde un disturbo anche qui e si parla di disturbo bipolare, dove nel disturbo bipolare assistiamo a due poli. Abbiamo il polo A, che è il disturbo depressivo. In realtà in psicologia si chiama maniaco depressivo. Dove il polo A è il disturbo maniacale e il polo B è il disturbo depressivo. Ed è considerato un vero e proprio disturbo dell'umore. Io adesso ve lo dico in questi termini un po' tecnici, ma in realtà a chi non capita di avere un tipo di umore la mattina e un altro tipo di umore la sera? Oppure un tipo di umore il pomeriggio e un altro tipo di umore dopo cena, no? Allora, finché si tratta di leggere oscillazioni dell'umore, non ci diamo troppa importanza, siamo d'accordo. Ma spesse volte queste leggere oscillazioni dell'umore nascondono un disturbo vero e proprio, che si chiama appunto disturbo bipolare, con situazioni di maniacalità da una parte e di depressione dall'altra. Per cui la persona in queste situazioni non ha la consapevolezza di avere un disturbo e pensa che siano normali. Io adesso vi faccio degli esempi molto pratici, no? Molto concreti. Per esempio, ho delle coppie che vengono qua da me, ma anche non solo coppie, anche uomini in particolare, che hanno una certa disinibizione sessuale, oppure coppie che litigano maggiormente. E questo può sembrare una cosa assolutamente comune, no? Per esempio, c'è l'uomo che viene qua da me, di mezza età, insomma, e dice, ma ho problemi sessuali, la mia compagna, mia moglie, insomma, ormai non c'è più quel feeling di una volta. Poi si tende a minimizzare e a dare come per normale questo. Ma tanto normale non è in realtà. Perché se noi proviamo a, con l'aiuto di qualcuno, o se riusciamo a soffermarci su noi stessi e a cercare di capire, spesse volte vediamo che questo aumento di litigiosità e questa ipersessualità o sessualità esagerata o sbagliata o mal indirizzata nascondono un disturbo bipolare. Perché dico questo? Perché, adesso ve lo spiego più nel dettaglio, nel disturbo, nella fase A, quindi la fase ipomaniacale, c'è un eccitamento, un diminuito bisogno di sonno, e oggi ci sono i disturbi del sonno. D'altro canto, nel primo seminario avevo detto chiaramente come il Covid in realtà non abbia fatto altro, oltre che altre conseguenze chiaramente, però uno degli aspetti principali che non abbia fatto altro che tirar fuori quello che già noi avevamo dentro. Per cui una situazione difficile esterna ci ha messo nell'impossibilità di tirare fuori e canalizzare le nostre problematiche, ma le ha aumentate dentro di noi. E quindi questo ritorna nel disturbo bipolare. Allora una persona
ha un mancato bisogno di sonno e Covid questo l'ha aumentato, ha un maggiore, una sensazione di eccitamento maggiore, se la persona pensa di essere quasi onnipotente, con un bisogno di un'energia fisica maggiore e mentale anche, maggiore le proprie risorse. E questo delle volte viene dato quasi per scontato, no? Cioè, ah, ma oggi sono così, è un periodo che sono più. In realtà si può nascondere dietro questo un bipolarismo con un problema di autostima. In questo caso al contrario, cioè la persona eccessivamente eccitata in una fase ipomaniacale sviluppa una crescita dell'autostima esponenziale che lo porta a sentirsi Superman, in poche parole. Ma se noi guardiamo i telegiornali anche di questi giorni, quanti ragazzi, e chi si è scontrato con la moto e con la macchina e fuori dalle discoteche, voglio dire, sono tutte situazioni che vengono dettate da un impulso primario interiore in cui la persona si sopravvaluta, non è più in grado di capire, perché l'impulso prende il sopravvento. E questo è un disturbo bipolare. Non è soltanto oggi sono stato un po' impulsivo. Per cui c'è una disinibizione eccessiva. Fino ad aumentare la mania. Tanti ragazzi che vengono qua sviluppano, per esempio, problemi ossessivi compulsivi. Questa è una diramazione della maniacalità. Il problema qual è? È che quando poi siamo di fronte anche a questo, che è un disturbo dell'umore, che io ho collegato all'ansia e allo stress, perché li ho collegati? Intanto perché l'ansia e la depressione sono i due maggiori disturbi della società occidentale oggi, ma li ho collegati anche perché in tutte queste situazioni si verificano esattamente le stesse situazioni, le stesse attitudini mentali, chiamiamole così, attitudini, cioè la persona non ha più il senso del mondo, non ha più il senso delle cose, vive in una sua realtà, come dicevamo l'altra volta, per internet, in una realtà parallela, e alla fine è inconcludente, perché non riesce poi dopo a portare a termine i propri obiettivi, è disorganizzata, è caotica, è in preda a se stessa. Cioè, in tutte le varie situazioni, in tutte le varie problematiche, il concetto è questo. Per cui vedete come i vari disturbi, che sia ansia, che sia crisi, che sia attacco di panico, si mischiano tra di loro e si generano persone, soprattutto oggi, onnipotenti, con un desiderio, e io oserei dire con un delirio di grandezza che va oltre le proprie capacità. Cioè ci si sente in grado di fare tutto. E il problema è che poi dopo, in conseguenza o successivamente a questa fase ipomaniacale, c'è la fase depressiva. È dimostrato, no? Come per la curva che dicevo prima dello stress, è la stessa cosa. Quindi la persona che fino all'altro giorno vedevamo piena di sé, capace, no, in gamba, prendeva in mano le situazioni, magari la ritroviamo due giorni dopo depressa, in crisi, che si sente sola, malinconica, dove perde il senso del vivere. E infatti in questo periodo di coronavirus quanti sono stati i suicidi? Certo, noi possiamo dire i suicidi ci sono stati per la crisi economica, sì, ci sono stati, ecco, questi sono i sintomi uniti alla situazione reale, no? Cioè, la crisi economica è un evento, come dicevo prima, della realtà esterno. Una persona, i suicidi ci sono stati per problemi di convivenza, di matrimonio, perché siamo stati costretti a convivere in 50 metri quadri per troppi mesi. Ok, sì, certo, ma la domanda che dovremmo porci è questa, cioè perché si perde così il significato della vita? Cioè basta che due persone vivano in 50 metri quadri per due mesi per perdere il significato della vita e uccidersi? Capite che c'è qualcosa che non quadra in tutto questo?
cioè un minimo di buon senso, un minimo di capacità di adattarsi, no? Allora, come mai una persona arriva a fare così degli atti estremi? E la spiegazione sta in quello che vi sto dicendo, sta nel fatto che evidentemente siamo di fronte ad un disturbo bipolare unito all'ansia. Quindi parliamo di disturbo bipolare con ansia, con depressione, con attacchi di panico. E in questo caso si passa all'estremo opposto, ci si sente senza energie, stanchi, si ha difficoltà a concentrarsi e si sviluppano tutta una serie di fallimenti, miseria, malattia, le cose andranno male, andranno sempre peggio, si perde la speranza, si è in preda alla disperazione. Ma allora vedete che allora cioè veramente entriamo poi dopo in un loop mentale, nel meccanismo in cui dicevo prima, che ci porta inevitabilmente a creare e a crearci situazioni negative apposta. Cioè la mente si crea situazioni negative per, come dire, darsi la conferma che effettivamente siamo senza speranza, che c'è malattia e miseria. Perché se una persona è in preda a questo stato e si sente dire da un'altra persona ma no, vedrai che andrà tutto bene, quell'altro si arrabbia, dice ma no, non è vero, guarda che le cose vanno sempre peggio, cosa stai dicendo? Ecco che allora subentra il suicidio e gli atti autolesionistici. Vedete che tutto questo si interseca l'un con l'altro, perché poi i vari disturbi, i vari sintomi si intrecciano. Allora, tant'è che le cause addirittura del disturbo bipolare sono tantissime, a partire dalla genetica. La genetica comunque ha un suo ruolo, però ha elementi biologici e ha elementi psicologici. Uno degli aspetti che vorrei sottolineare, che è fondamentale per tutti i disturbi, per tutte le persone, in tutte le situazioni, sono gli aspetti familiari. Io non voglio con questo necessariamente, attenzione, dare la colpa ai genitori, dare la colpa ai figli, dare la colpa alle istituzioni. Si tratta semplicemente di fare, di avere una certa onestà intellettuale, no? Di fare una sorta di microanalisi. Cioè, ok, non è colpa di questo, non è colpa di quell'altro, però inevitabilmente, per esempio, in famiglia le situazioni sono andate così piuttosto che cos'ha. Del tutto capibili, del tutto giustificabili, va benissimo. Però nel momento in cui io prendo atto e consapevolezza che le situazioni sono andate cos'ha piuttosto che così, posso pensare allora di iniziare a rimettermi in discussione e a cambiare la rotta. Concludo con altri quattro esempi. Allora, le situazioni a rischio possono comprendere situazioni di vita stressanti, come ho detto fino adesso, che comprendono anche cambiamenti improvvisi, perché un cambiamento improvviso di lavoro, rottura con il proprio partner, ci rompono la nostra la nostra routine quotidiana. L'abuso di sostanze, come ho detto prima, perché le sostanze non fanno altro che amplificare i nostri stati emotivi. Se noi siamo eccitati, la sostanza ci rende ancora più euforici, eccitati. Se siamo depressi, ci renderà più depressi. I farmaci mal usati possono portare a episodi anche di maniacalità o a episodi di ansia, perché forse pochi lo sanno, ma se io prendo un ansiolitico per 5 giorni di fila, o lo prendo il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e poi sabato e domenica decido di non prenderlo più, la mente, sulla mente questo ha un effetto paradosso, cioè divento più ansioso, perché bastano quei 3 giorni per abituare la mente al farmaco. Quindi attenzione, perché l'abuso o l'uso sbagliato di farmaci
può portare allo sviluppo e all'insorgere dell'ansia e attacchi di panico. I cambiamenti stagionali sicuramente hanno un'influenza sulla nostra mente, ma ancora di più è stato fatto uno studio a riguardo sulla deprivazione del sonno. Cioè è stato dimostrato che gli attacchi di panico, addirittura che certe forme di psicosi e le allucinazioni vengono fuori nei momenti, cioè si sviluppano nei momenti in cui la persona dorme poco. Perché la mente poi umana, ha bisogno di dormire, è fisiologico. Quindi poche ore di sonno possono far scatenare questo, possono renderci più irritabili, più rabbiosi. Io direi che penso di aver dato un quadro completo sui vari disturbi con questo. Io la ringrazio, dottore, è stato veramente esaustivo e è passato un'ora, glielo garantisco, e non c'è, io almeno io non me ne sono accorto, anche perché ha descritto praticamente tutti i sintomi, tutte le patologie che ho dall'inizio alla fine. Non era mia. Adesso faccio un po' fatica a riepilogarle. Sì. E allora, lei parlava prima che lo stress ci attacca in varie situazioni, ok? Allora, sia dal punto di vista, hai fatto l'esempio della cellula, per cui dal punto di vista biologico, citologico, nell'esempio che aveva fatto, sia anche dal punto di vista psicologico. E tutto quanto, e l'ha detto un po' alla fine, secondo me è generato dai cambiamenti che noi durante il nostro percorso ci troviamo ad affrontare. Alcuni siamo preparati, o meglio li vogliamo, altri invece ci capitano involontariamente. Può essere un lutto, può essere che ci lasciano a casa dal lavoro, facciamo un incidente, cioè tante situazioni che ci portano, secondo me, fuori dalla, io la chiamo comfort zone, cioè la situazione nella quale noi ci siamo messi, ok? E tutto quello che viene poi a rompere quell'equilibrio interno che è già difficile da raggiungere, poi logicamente va a complicarlo. Io quando parlo di queste cose lo paragono quasi all'effetto tartaruga. Se lei guarda una tartaruga, la tartaruga, la sua comfort zone, la casa, la porta sempre con sé. Nel momento in cui vede un'ombra, sente un rumore, eccetera, lei si ritira, si racchiude. Esattamente. Cosa che noi non possiamo fare, perché noi non possiamo portare fisicamente la nostra casa con noi, però abbiamo una specie di comfort zone. Quando lei parlava della sua età, e io ho molti anni, purtroppo più di lei, e anch'io ho vissuto il 68, ho vissuto l'epoca dei Paninari, eccetera, e c'era questo, diciamo, effetto di massa, dove ognuno nascondeva le proprie problematiche. Questo, secondo me, oggi si è accentuato, ma si è accentuato non tanto nella massa, ma tanto nello stare a casa con internet. Cioè, ognuno di noi ha un mondo virtuale. Cioè, il bipolarismo che lei diceva prima, quasi io lo vedo quasi come un doppio binario. Cioè, noi abbiamo una vita reale e una vita virtuale, dove ci mascheriamo con il numero degli amici su Facebook, magari dicendo cose diverse, ma soprattutto abbiamo difficoltà poi a interagire in maniera diretta con le persone, perché siamo ormai abituati a interagire tramite il tablet, tramite Facebook e via dicendo. Esatto, e infatti riguardo alla comfort zone, io sottolineerei come il coronavirus ci ha portato a rinchiuderci, come ha detto lei giustamente, come le tartaruga, a rinchiuderci nelle nostre case, perché è una zona protetta. Beh, però attenzione, perché questo ci porta poi dopo ad avere paura di affrontare il mondo, ma è una cosa che veramente è incredibile, perché quando eravamo ragazzini non esisteva la casa, si era tutti per strada a giocare, voglio dire, era un'altra situazione. Oggi veramente ci proteggiamo, cerchiamo di creare le nostre zone di benessere. Possono diventare in realtà una trappola dorata, e far sviluppare, detto in poche parole, nel disturbo bipolare si sviluppano poi dopo delle persone con doppia personalità. È Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Allora, c'è, adesso senza offendere nessuno, chiaramente è un esempio così che mi viene, cioè c'è quello che lavora alle poste, che lavora in banca, insomma, che
dovrebbe essere una persona dai sani principi, no? Una persona di un certo valore, un certo rispetto, che magari proprio perché è abituata tutti i giorni e accumula stress nel dover presentarsi, nel dover essere, nel doversi mostrare in un certo modo, arriva poi dopo a sviluppare questo tipo di patologia, per cui poi dopo la sera si trasforma. Ma quanti ne sentiamo anche al telegiornale di imprenditori, impiegati, ma qualsiasi lavoro, qualsiasi persona che ma era bravo, era onesto, conduceva un tipo di vita tranquilla e dopo va, ucciso la moglie, cioè, o i figli, cioè, e noi ci chiediamo, ma perché, come mai, com'è possibile, no? Ha avuto un lapsus, no, un lapsus è freudiano, ha avuto un raptus, come mai? Ecco, evidentemente si nascondeva sotto un disturbo di personalità che lo portava ad avere due persone diverse. Questo. Ok, lei prima parlava poi della capacità e dell'adattamento che sia la cellula che la mente hanno nei cambiamenti. Sì. E questo è stato un po' la nostra fortuna, nel senso che ci siamo evoluti, perché se no saremo ancora sugli alberi o saremo ancora, esatto, diciamo qua. Però questo può portare anche, lei prima parlava che a un certo punto degenera, ok, nell'ansia o nelle crisi di panico. Sì. Dov'è che c'è la dead zone tra l'adattamento, la resilienza e, sì, la crisi di panico? Allora, esatto, cioè quando l'ansia è funzionale a perseguire i nostri obiettivi, allora possiamo avere tutta l'ansia che vogliamo, che va bene. Cioè, come ha giustamente ripetuto lei, no? Cioè, l'essere umano ha questa bellissima, enorme capacità, che è quella di sapersi adattare. Per cui, se io riesco a incanalare l'ansia verso un obiettivo realizzabile, anche un sogno, perché no? Anche un sogno, no? È bello sognare. E che però riusciamo a concretizzare, allora l'ansia è funzionale, che ben venga. Perché se noi vivessimo tutti i giorni in uno stato di perenne quiete e serenità, mi verrebbe quasi da dire che saremmo tutti quanti morti. Tant'è che Freud, o anche le teorie psicologiche, parlano di quando nasce il bambino e dicono che durante la nascita, che è considerato un atto di vita, in realtà in quell'atto di vita c'è tanta aggressività, perché l'aggressività è quel meccanismo che mette in atto il bambino per uscire dall'utero materno. Il pianto del bambino è considerato un atto aggressivo, perché è ovvio, perché nell'utero materno il bambino vive una situazione di assoluta quiete, pace e tranquillità, mangia, vive senza nessuno stress, senza nessuna ansia. Questo è un ottimo paragone, un ottimo esempio. Chiaro è che se noi ci ritrovassimo a vivere in un utero materno, probabilmente moriremmo, paradossalmente moriremmo, perché in realtà l'ansia, lo stress, l'aggressività ci deve essere, è funzionale al nostro modo di vivere ed è per questo che ci siamo evoluti. E quindi quando questo porta alla realizzazione di un micro obiettivo, che poi sommato ad altro micro obiettivo può portare alla realizzazione di un grande obiettivo, che ben venga. Quando invece l'ansia, lo stress, gli attacchi di panico iniziano a compromettere significativamente la nostra vita quotidiana, allora sarebbe il caso di allarmarsi. Questa è la linea di confine. Però, come ha giustamente sottolineato lei, e lo ribadisco anche io adesso, è che non dobbiamo necessariamente considerare l'ansia e lo stress come eventi per forza negativi. Sono eventi che ci danno forza, che ci danno stimolo, che ci spingono ad andare avanti.
lo diventano nel caso in cui compromettono la nostra vita. Ok, tanti però considerano il parto come il primo trauma, l'abbandono. Esatto. C'è anche questa da tenere presente. Poi le volevo dare un suggerimento, so che non ne ha bisogno, però lei, secondo me, fra un po' avrà nel suo studio persone che andranno in ansia e in stress perché ritornano al lavoro. Perché dopo lo smart working, i primi mesi sono stati, il primo mese è stato terribile. Sì. Adesso io ho amici, parenti, eccetera, che vedono con terrore il fatto di ritornare al lavoro. Perché vero? Il loro comfort zone adesso è ritornata a essere la casa, soprattutto se non è situazione di conflitti e se non è, ci sono persone, anche una in ascolto, che dice che in questi 3 mesi ha scoperto di vivere con persone sane, con persone equilibrate, con persone che stanno bene, con brave persone. Per cui non tutto il male viene per nuocere e non tutti i cambiamenti vengono per nuocere. Però il problema, secondo me, adesso è di nuovo ingenerare un altro cambiamento, cioè il tornare alla normalità, secondo me adesso provocherà dello stress, perché io sento molte persone che dicono spero che duri a lungo questo. È vero. E questo qui è un altro problema, tant'è che si sta creando e sviluppando un nuovo disturbo che è figlio del Covid, che è proprio questo. Cioè la gente si sta abituando a vivere in queste situazioni di estremo comfort, diciamo, di chiusura. Ma se noi guardiamo, per esempio, le società tecnologicamente più avanti di noi, no? Dell'Italia, come, non so, adesso faccio un esempio, può essere appunto Hong Kong, la Cina, mi viene in mente le grosse metropoli, la gente vive nei grattacieli. Cioè, siamo, se noi volessimo avere proprio come dire, una visione futura, la possiamo già avere guardando quello che si sta sviluppando nelle grandi metropoli. Cioè, la gente ormai, che ci sia caldo fuori, 50 gradi, o che ci sia freddo, per esempio adesso che costruiscono, no, negli Emirati, costruiscono, vive nei grattacieli. E ordinano tutto online, ordinano sia i vestiti che il mangiare, che da un certo punto di vista è sicuramente comodo, è sicuramente tecnologicamente, vuol dire, all'avanguardia. Però mi sembra di assistere all'inizio di un film di fantascienza come vedevamo tanti anni fa. Ci sono quei film di fantascienza, ce n'è uno, si chiamava The Cell, se non sbaglio, adesso comunque, quei film di fantascienza in cui siamo tutti, viviamo e arriveremo probabilmente a vivere in queste stanze ipertecnologiche dove basta parlare o schioccare le dita per avere tutto a portata di mano. Bello, certo affascinante da un certo punto di vista, ma è la morte in realtà è emotiva di una persona. E il Covid sta creando questo, per cui sarà un nuovo problema da affrontare. Certo, per quello che posso dire io adesso, sarebbe importante provare a sforzarsi di, magari con l'aiuto di un amico, con l'aiuto della moglie, con l'aiuto della convivente, sforzarsi di uscire. Mi ci ascolta, magari questa sera riusciamo a fare 2 passi dopo cena? Ma io non ne ho tanta voglia. E tu, ma sì, dai, guarda, siamo qua a casa tutto il giorno. Cioè, provare per gradi, mi sembra oggi veramente impossibile, quasi fuori dal mondo, incredibile dire queste cose. Però purtroppo dobbiamo guardare la realtà per come si sta sviluppando. Dobbiamo iniziare a riabituarci all'esterno. Questo è fondamentale, perché altrimenti poi dopo subentrano, cioè i problemi di cui ho parlato adesso aumenteranno sempre di più in modo esponenziale. Perché? Perché se fino ad una volta l'ansia veniva solo nel momento in cui una persona era obbligata all'esterno a relazionarsi con determinate situazioni, ma pur sempre all'esterno, adesso l'asticella è cambiata.
cioè l'ansia viene se devo uscire di casa, mentre una volta era normale star fuori di casa. Quindi attenzione, perché queste problematiche si stanno evolvendo e stanno prendendo sempre più piede. Allora, essere consapevoli di questo riguardo a quello che dicevo prima e cercare di guardarsi dentro e di darsi anche una scossa, di affrontare anche con grinta, dire, ma insomma, per fare due passi, per andare sul lago e tornare indietro, non sarà mica la fine del mondo, no? E riabituarsi al mondo probabilmente è la nuova sfida di oggi. Ok, qualche domanda? Il silenzio è la risposta. Posso dire una cosa? Certo. Allora, lei è partito dall'ansia, dallo stress, dalla diminuzione della respirazione, eccetera. Ecco, vorrei dare un piccolo contributo in questo senso. Tutte le emozioni che ci arrivano comportano una diminuzione di respiro, quindi di una diminuzione di ossigenazione del cervello che mette in atto tutta una serie di modifiche di emotività e quindi si accumula. E contemporaneamente una contrattura del diaframma che limita ancora di più. Quindi vabbè, tante cose si possono dire. Io personalmente, a me stessa che vado spesso in questa situazione e a chi appunto le persone di cui mi occupo, amici o anche quelli della palestra eccetera eccetera, consiglio fra i vari esercizi respiratori il canto. Scegliamoci una canzone di quelle anni 60 che ci piace e cantiamola. Cantiamo un canto di chiesa, è l'Alleluia, che contiene tutte le vocali, che sono anche quelle orientali, della... Ecco, quindi un modo per mobilizzare, aumentare la respirazione. Non a caso, secondo me, però glielo chiedo anche, i primi 10 giorni di lockdown noi abbiamo visto tutta la gente sul balcone che cantava. Quindi è vero che dopo il canto viene appunto il secondo periodo in cui probabilmente temevo che molti più si buttassero dal balcone, ma insomma, ecco, quindi c'è questo andamento, come diceva lei. Però penso che il canto ci abbia proprio aiutato a sopportare. Sì, sì, confermo, sì. Confermo che comunque un mucchio di gente della mia età non vuol più uscire di casa. No, allora, quello che dice lei ha aggiunto una cosa importantissima. Cioè, pensi che io ultimamente sto collaborando con un arte terapeuta. Cioè, nel senso che la musica e tutte le varie forme di espressione artistiche, che può essere il canto, la danza, sono fondamentali. Perché sono fondamentali? Se volessimo trarre, diciamo, spunto dal respiro, di cui parlavamo un attimo fa, perché tutte queste tecniche non fanno altro che sviluppare la parte destra del cervello. La parte destra del cervello è la parte deputata all'immaginazione, alla creatività. Per cui se noi respiriamo, come ha detto lei, grazie per questo contributo, nel senso che nel momento in cui noi respiriamo e ossigeniamo il corpo e anche di più il cervello, ovviamente la parte nostra creativa tende a liberarsi. Questo sì, questo è verissimo. Per cui bisognerebbe incentivare il canto e la creatività. Sì, sì. Ma allora... Noi siamo il popolo di cantanti, ma non canta più nessuno in realtà. Ma guardi, il canto è terapeutico e qui si apre tutta una serie di altre tecniche, terapie, di altre considerazioni, per esempio riguardo a quanto fanno bene gli animali. Ecco, per esempio, guardi, me l'ha fatto venire in mente adesso questo, no? Cioè... un aspetto che ci può spingere ad uscire di casa, per esempio, è la pet therapy, ma non la pet therapy con l'animale domestico,
Per esempio, ci sono tante associazioni che aiutano e fanno andare a cavallo, ci sono le fattorie didattiche, no? E questo fa bene al bambino, all'adulto, fa bene alla persona, qualsiasi età abbia, perché hanno la capacità di smuoverci emotivamente una serie di emozioni che sono poi dopo in diretto contatto con la nostra parte creativa. Per cui sì, assolutamente. Pensare non solo di fare una gita all'aria aperta, ma di uscire e di andare in una fattoria didattica, andare a visitare un parco naturale, è assolutamente suggerito in questa fase. Grazie. Qualche altra domanda? Ok, dai, allora ringraziamo il dottor Anselmi per la sua esposizione e alla prossima, dottore. Va bene, grazie. Arrivederci allora. Grazie, buona serata a tutti. Arrivederci. Buona serata a tutti. Ciao, grazie.